la situazione? È paradossale, sotto tanti aspetti paradossale, perché paradossalmente è un'azienda che ha lavoro, un'azienda che è in attivo, è un'azienda che vuole investire per un nuovo opificio e invece siamo qui a chiedere come andare avanti, che siamo senza stipendio attualmente e non sappiamo a chi santo votarci in questo momento. Quindi la cosa che chiediamo tutti è di ripartire immediatamente. Abbiamo detto ripartiamo al 50%, lavoriamo 4 giorni a settimana, dateci un amministratore che ci controlli, qualsiasi cosa, ma permetteteci di arrivare a sta benedetta delocalizzazione, perché dottoressa, se continuiamo per altri 7 giorni così, abbiamo finito noi e non ci sarà nessuna nuova azienda. Questa è la certezza delle cose in questo momento. Quindi diciamo fateci lavorare. La dignità nostra è il lavoro. Mancando il lavoro ci mancherà anche la dignità. Perché qui vede ci sono un sacco di bambini. Io per esempio tengo 23 anni di mutuo e 2 bambini. E come faccio a 50 anni? Evidentemente chi è seduto ai piani alti, chi sta sulle comode poltrone con l'aria condizionata, queste cose o non le sa o non se ne frega un pico secco di questo. E allora, se è destino morire, prenderemo cara la pelle. Tutti quanti insieme, bambini e grandi. Niente, c'è esasperazione, sono diversi giorni che facciamo assemblee molto tese, l'assemblea di questa mattina ha deciso questa manifestazione spontanea. Per parlare con la città abbiamo prodotto un volantino molto semplice, poche parole d'ordine, dove cerchiamo di ribadire la nostra posizione, che è sempre quella. Noi vogliamo lavorare in sicurezza per i lavoratori e per l'ambiente, crediamo che ci siano le condizioni. Naturalmente non è una cosa che possiamo determinare noi, c'è la magistratura e noi non commentiamo assolutamente nessuna pena, però speriamo che ci sia la possibilità di ripresa della lotta, perché abbiamo anche attivato il tavolo nazionale per quanto riguarda. È un bambino, è Gesù Cristo! Se non ci aprono, perdiamo le commesse, diamo il lavoro. Le persone che vogliono lavorare, i padroni devono essere onorati, è una vergogna, è una fabbrica attiva che viene chiusa, è una vergogna, perché devono fare i favori alle 10, devono fare l'uscita dell'autostrada, ma siamo le due state. De Luca, dove stai? I politici dove sono? Se ne fischia di nuovo operai. La fabbrica per Salerno, una fabbrica c'ha lavoro, quindi a farla chiudere. Dove sono questi? Si hanno fatta la pastella. Il sindaco, dov'è il sindaco? Dici così che si deve mettere il pantalone nella gonna. È un magna magna per il sindaco. La tocca a Kit! Chiamano poco, chiama! Guarda, sei andato a andare lì! E poi la mamma di casa,
e stanno facendo. Viene qua, molto cose qua. Stanno facendo sul centro commerciale. Ma la spesa chi ce la va a fare la ditta? Chi va a fare la spesa? Su sindaco sta facendo fa sul centro commerciale. Ma chi la va a fare la spesa la ditta?